Mio padre ha fatto politica sin da giovanissimo ed è sempre stato socialista, orgoglioso di esserlo anche nei momenti storici in cui era sconveniente essere socialisti. Nella sua carriera politica è stato un legislatore che ha fatto tanti disegni di legge e tante leggi a tutela dell'ambiente, l'annoso problema degli incendi, le case famiglia, la legalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. Era una persona buona, una persona onesta. È stato profondamente segnato dalla gogna mediatica per lo scandalo di fondi ai gruppi. E nonostante sia stato totalmente assolto da quell'accusa, quell'accusa lo ha profondamente segnato a livello psicologico, umano e fisico. Non lo vogliamo piangere, vogliamo ricordarlo per la vita che abbiamo passato insieme a lui. Mi piace ricordare di lui perché questi giorni è stato scritto tutto. Quello che ha fatto in regione, tre legislature, assessore, segretario di partito. A me piace ricordare invece anche la sua attività di amministratore locale, prima come consigliere comunale e poi come amministratore della provincia di Nuoro. E ricordo che all'indomani della legge Basaglia si pone un problema sul come assistere i malati di mente e lui fu uno dei ideatori delle case famiglia che hanno preso piede un po' in tutta la Sardegna e che in qualche modo hanno sopperito a quella che era un'esigenza sociale di assistenza ai malati di mente. Ecco, queste sono cose che magari sono andate un po' nel dimenticatoio e sì, in qualche maniera è bene ricordarle. Voglio anche ricordarlo come insegnante e come persona attenta alle esigenze altrui. In questo senso era veramente un socialista perché badava molto ai bisogni della gente. Come insegnante, chi l'ha avuto professore, quindi i suoi alunni, lo ricordano come un insegnante preparato, sicuramente, chiaro nelle esposizioni, ma soprattutto non si limitava alle lezioni dalla cattedra, ma interloquiva con i suoi alunni, spesso andando a indagare anche su quelle che erano le loro esigenze personali. Quindi un ricordo eccezionale di una persona, come posso definirla, completa sotto ogni profilo, animata da un grande spirito di altruismo e di generosità.